Il posticipo dell'ottava giornata di Serie C premia il Vicenza che lascia a bocca asciutta un buon Cesena. Bianconeri forti di oltre 200 tifosi allo stadio Menti mettono in piedi una gara coraggiosa e gagliarda nei primi 45 minuti. Il vantaggio è frutto di un rigore dubbio procurato da Zecca su contatto con Bruscagini in area. Dagli 11 metri sarà Bukalex Grandi, bravo ad intuire ma non ad evitare il gol al minuto 20. Il possibile raddoppio nasce da una bella azione di Franchini, si destreggia trascinando mezza difesa ma sul più bello non dà potenza alla conclusione. Il Vicenza rialza immediatamente la testa e trova la via del gol con il tappino ravvicinato di Van de Putte su botta dalla distanza di Zonta. Agliardi non perfetto nell'occasione e difesa poco reattiva, gara di nuovo in parità. Al rientro in campo dopo il break, Sarau si vede annullare la rete del nuovo vantaggio per un fuorigioco millimetrico, così la sfida viene decisa da un altro calcio di rigore. Giacomelli in serpentina viene steso da Sarau e proprio lui batte centralmente Agliardi per il 2-1. I ritmi calano, il Vicenza imbrilla il cavalluccio che non trova sbocchi, tanto che i veneti sfiorano il tris con il solito Van de Putte murato proprio dall'estremo difensore romagnolo. Non accade più nulla e i bianconeri incassano la quarta sconfitta stagionale.